Ah, la Sardegna, che terra stupenda! Ben ritrovati al nuraghe! È vero, il video è più in ritardo rispetto al solito e ve ne chiedo scusa. Quello di oggi non è il solito video dove vi parlo delle bellezze isolane e delle sue tradizioni. Molti vedono l'isola come spiagge stupende, ottimo cibo e tradizioni millenarie. Ma non è oro tutto quello che luccica. Noi sardi amiamo la nostra terra e le siamo affezionati come se fosse una madre. Ma come tutti i figli ci adiriamo spesso contro i nostri genitori. Infatti, vivere in Sardegna non è favoloso come sembra. Infatti, nonostante l'aumento dei posti di lavoro, i giovani preferiscono lasciare i propri paesi ed emigrare, oppure andare verso città più grandi come ad esempio Cagliari, dove il costo degli affitti sono sempre in aumento. C'è pure il problema dovuto ai servizi e ai collegamenti interni all'isola e fuori. La Sardegna potrebbe essere molto meglio, sia per i turisti che per i residenti. Ma oggi ci concentreremo sui problemi che hanno chi vive qui nell'isola. Iniziamo dal primo problema, la mobilità. Se è vero che Cagliari e il suo hinterland sono collegati in maniera eccellente, con il parco autobus più moderno d'Europa, è anche vero che per andare in altre parti dell'isola si è sostanzialmente obbligati ad usare un proprio mezzo. Infatti, prendere il treno può essere un'alternativa, ma non è delle migliori. Infatti, la linea ferroviaria è vecchia. E spesso e volentieri i treni vanno ancora a diesel e le stazioni non sono proprio dappertutto. Pensate che un tempo vennero acquistati dei Frecciarossa, ma una volta solo arrivati i mezzi si resero conto che non erano adatti per le ferrovie della Sardegna. Dei veri geni, vero? Dunque, se non si vuole prendere il treno, come ci si può spostare in Sardegna? Fatemi pensare. C'è la linea regionale degli autobus, meglio nota come ARST. Questa serve principalmente a collegare i piccoli centri fra di loro, oppure collega i piccoli centri con le grandi città, con dei veri e propri viaggi della speranza, perché spesso anche qui abbiamo dei mezzi che possono essere piuttosto vecchiotti e si potrebbero guastare durante il tragitto. Spesso e volentieri ne ho sentite di ogni dai ragazzi che, quando andavamo al liceo, prendevano questi mezzi. Secondo punto, il lavoro. Penso che tutta Italia, per ogni giovane, per ogni cittadino, il problema principale, il grande pensiero, sia quello del lavoro. E ovviamente quello di ricevere una retribuzione congrua. Negli ultimi anni in Sardegna tutti dicono che i posti di lavoro siano aumentati e anche le assunzioni. Ma c'è sempre un ma in effetti. Ma quello che i giovani preferiscono fare è emigrare, verso l'Italia o verso l'estero. Chi abita nei piccoli centri spesso e volentieri è obbligato a lasciare il proprio paese per andare verso i centri più grandi come Cagliari, Sassari, Oristano, Olbia, dove è più facile magari trovare un lavoro e soprattutto ci sono maggiori servizi. Ma le prospettive di trovare un lavoro ben retribuito non sono sempre così alte. I giovani sardi spesso si trovano quasi obbligati a lavorare come stagionali, nelle strutture turistiche, nei bar e nei ristoranti. Chi invece è laureato o ha una qualifica arranca ancora un pochino, perché trovare il posto fisso non è così facile e soprattutto le aziende spesso e volentieri preferiscono assumere con i contratti a progetto o a tempo. L'alternativa è tuffarsi nello studio sfrenato e tentare tutti i concorsi pubblici che ci sono. E lì buona fortuna a tutti. Come dicevo, i sardi spesso e volentieri preferiscono emigrare, ma alla fine i sardi preferiscono emigrare, principalmente nel Nord Europa e nel Regno Unito. Questo perché? Stipendi più alti, meritocrazia, possibilità di fare un minimo di carriera e, cosa che non disdegna, c'è anche la possibilità di arrivare a fine mese con qualche soldo in tasca, che magari verrà utilizzato per tornare in Sardegna a fare le vacanze e spenderli con gli amici in giro. Ultimo punto, ma non meno importante, le infrastrutture. La Sardegna è una regione che vorrebbe puntare sul turismo come principale industria, ma le infrastrutture non sono all'altezza, bisogna essere chiari. Piccolo esempio, io ho quasi 38 anni e non ho mai visto la strada statale 131, principale arteria della Sardegna che collega Cagliari a Sassari, senza un cantiere. Non so quanti milioni di euro e quanti rallentamenti ci siano stati nei lavori di miglioramento e ampliamento di quella strada. Come detto anche prima, le ferrovie sono vecchie e mal collegano l'isola. Potrebbero essere una grande risorsa per gli spostamenti dei sardi durante tutto l'anno, ma un progetto per un loro modernamento e un adeguamento delle strutture di fatto non c'è, non esiste. E non dimentichiamo i collegamenti marittimi e aerei. Fra tratte soppresse e l'obbligo di usare quasi sempre le solite compagnie, quando si tratta di nave o se dobbiamo prendere un aereo, si è vincolati a scegliere i voli non con settimane d'anticipo, ma con mesi, quasi secoli, sperando sempre che ci siano gli sconti per residenti.
che non sempre sono convenienti. Insomma, per un sardo uscire dall'isola è quasi un terno al lotto. Infatti, spesso e volentieri, i costi sono molto alti. Oppure, come negli ultimi tempi, si è troppo vincolati dalla continuità territoriale. Ossia, quel bando pubblico che assegna tratte e finanziamenti alle compagnie aeree che possano permettere ai sardi di spostarsi a prezzi agevolati. Piccola cosa, tempo fa ho guardato dei voli aerei per Milano. Praticamente il biglietto con la tariffa per residenti costava 10 euro in più di quella ordinaria. Chiamateli poi voli a prezzo agevolato per residenti. Se... Insomma, se sentite un sardo lamentarsi della sua terra, lo fa solamente perché vorrebbe di più, vorrebbe di meglio per la sua isola. E soprattutto non lo fa mai come se fosse un figlio ingrato. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questo video. Quasi un video a sfogo, direi. Se anche voi la pensate come me o avete qualcosa da aggiungere, mi raccomando, lasciate un commento qui sotto. Nelle info del canale trovate il link per entrare a far parte della community Telegram del Nuraghe, dove potremo portare avanti anche questa discussione. E soprattutto, mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e lasciate sempre un like. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, sperando che non ritardi troppo, e Asibiri!